Lucio Dalla e Gianni Morandi sono stati amici fin dai primi anni 60. Però è solo nel 1988 che hanno realizzato finalmente un album insieme. Gianni Morandi, quell'amicizia, quel disco, quei 129 concerti che fecero insieme in tutto il mondo, li ricorda così. Lucio era davvero speciale e noi due eravamo davvero amici. Beh, a volte si litigava anche con urla e strilli, ma c'era sempre l'affetto e diceva che era il pazzo di Monghidoro, mi chiamava Psycho. Ma la verità è che Lucio non era capace di litigare, voleva fare subito pace. L'amicizia con Lucio è durata quasi 50 anni, una storia che parte dal 1963 a Bologna. Sapete, quando cammino per Bologna mi sembra sempre che sia qui, nei luoghi dove ci incontravamo, dal 1963 al 1966. Giro per la città e mi aspetto sempre che sbuchi fuori quanto siamo stati legati. È stato un grande amico quando aveva un successo eccezionale, lui soffriva perché non riusciva ad emergere. Facevamo il cantagiro e vincevo sempre io. Poi le cose si sono invertite, lui era il numero uno, io ero sparito. Ma quando scriveva una canzone nuova mi chiamava subito: vedrai che ricominci, sei un grande. Poi negli anni Ottanta mi disse che era arrivato il momento di fare una cosa insieme. Così facemmo Dalla Morandi, un tour e un album da 1 milione di copie. Un ricordo speciale, sì. Il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York. La sfida sul palco per far vedere chi era il più forte. Ora, nel finale cantavamo i grandi successi: Balla balla ballerino, Stella di mare, Fatti mandare dalla mamma. E lui mi sparava con una pistola d'acqua e io mi buttavo a terra. E così ogni sera, ad un certo punto, io lasciavo la scena e Lucio cantava una delle sue più belle, quelle canzoni che erano in quell'album che avevamo realizzato. Questa canzone. Se tutte le stelle del mondo ad un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri, di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi e non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, e non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più belle e mi vanno giù. Come un sogno finito, forse un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma ora non importa più. Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerai? Lo so che passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. Si tratterebbe di nuotare prendendola con calma e farsi trasportare dentro occhi grandi, sì, magari blu. E per doverli liberare, attraversare un mare medievale, guardare contro un drago strabico, ma di draghi bevi non ce ne sono più. Ma se questo mondo è un mondo di cartone, e allora per essere felici basta niente e magari una canzone.
una canzone, chi lo sa? E se sarebbe il caso di provare a chiudere gli occhi, e poi anche quando è chiuso gli occhi, chissà cosa sarà. Felicità, quale treno della notte viaggerai? Lo so che passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. Felicità, su quale treno della notte viaggerai? Lo so che passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. Grazie, grazie ad Alessandro Preziosi. No, grazie a voi. Per questo splendido omaggio che ci ha regalato Alessandro, benvenuto ad Una Storia da Cantare. Grazie, bentrovati, grazie Maurizio, grazie. Grazie. Ti avrei dovuto fare un'altra domanda, però mentre ascoltavo questa meravigliosa canzone... Posso continuare a suonare nel frattempo? Certo. Perché quando mi ricapita, dimmi. Sei bravissimo, tra l'altro. Ho pensato alla parola felicità. E mi sono un po' commossa mentre cantavi, perché mai come in questo momento la gente ha bisogno della felicità, ha bisogno di poter ancora sognare la felicità. Tu, guarda, Totò diceva: la felicità sono piccoli attimi di dimenticanza. Però lo diceva pensando a un individuo solo. La felicità è oggi avere grande pazienza, sapere di poter contare non su un lungo, breve, anche se intenso momento della vita, ma guardare molto lontano. E adesso è arrivato il momento che questo paese, le persone, le famiglie, io, te, noi che stiamo qui a riempire con la musica queste sedie vuote, impariamo a guardare più lontano per noi, le nostre famiglie, soprattutto in memoria di chi non c'è più. Grazie. Grazie, grazie Alessandro Preziosi. Grazie.